Un cordiale saluto agli amici dell'Associazione Pozzo di Miele. Sono Giovanni Carosotti, che insieme al professor Ubaldo Corradi ha curato il coordinamento con la vostra associazione per quella importante iniziativa che è il PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, che grazie a voi abbiamo potuto realizzare in un modo estremamente creativo e positivo nella nostra scuola. Il rapporto tra il Liceo Statale Virgilio, tra noi e gli altri colleghi che poi hanno collaborato con la vostra associazione, e l'associazione stessa è stato molto positivo perché non vi nascondo che l'iniziativa Alternanza Scuola-Lavoro suscita tuttora molta perplessità tra gli insegnanti, soprattutto perché è stata realizzata in modo assolutamente non armonico tra l'istituzione scolastica e il mondo del lavoro, tant'è che spesso i rapporti tra le aziende che dall'esterno entrano a scuola e la scuola stessa sono difficili, sono problematici perché le aziende arrivano con un cipiglio vagamente autoritario con cui vogliono mostrare la superiorità dei loro contenuti sul piano formativo, comunicativo rispetto a un modo di far scuola che qualcuno ritiene vecchio. Ebbene, l'associazione Pozzo di Miele si è avvicinata a noi con estremo rispetto delle nostre esigenze e a mio parere siamo riusciti veramente a coniugare i due elementi culturali, perché rappresentiamo due aspetti culturali della vita comunitaria, quella dell'impresa del lavoro e quella dell'istruzione, diversi ma convergenti in modo assoluto. C'è stata piena comprensione delle nostre esigenze. Noi avevamo dell'interesse a sviluppare determinate capacità degli studenti e che cosa è avvenuto? Che attraverso una formazione interessante di carattere progettuale, di lavoro cooperativo, siamo riusciti a realizzare dei prodotti che intendevano però valorizzare i contenuti culturali di cui la scuola è la principale protagonista e responsabile a livello di comunicazione. Questa è stata la nostra splendida esperienza nei due progetti principali che sono stati l'Agenzia di Diffusione Culturale e l'Agenzia Virgilio e il gruppo di guida turistica museale che ha portato alcuni soci stessi in giro per la città, guidati nella spiegazione da alcuni nostri studenti. Detto ciò, quest'anno ci riproponiamo di rinnovare la convenzione. È un anno complesso, difficile per le scuole, come sapete, perché molto si dovrà compiere a distanza, ma già abbiamo individuato modalità di svolgimento dei progetti e modalità di relazione e di formazione che possano avvenire in questa nuova modalità. Quindi si apre un anno che noi speriamo sia produttivo, anche perché poi la necessità di questa esperienza PCTO è ancora importante, gli alunni hanno bisogno di svolgerla. E vi ringraziamo per il passato e ci auguriamo che anche quest'anno possa essere produttivo come è stato gli scorsi anni. Un caro saluto da me e da Ubaldo Corradi. A presto!